Ciao mamma. Edizione numero 29 della Sagra della Trota qui a Maisano di Valbrona, organizzata anche quest'anno dalla Società Pescatori Dilettanti Valbrona. Siamo con il presidente Bruno Vicini. 29 edizioni vuol dire che è un'iniziativa che ha trovato radici forti e sostenute e continua nella tradizione, nell'appuntamento estivo qui in Valbrona. Sì, bravo. Ha già detto tutto lei, quindi io c'ho poco da dire, però volevo dire, fino adesso cerchiamo di tenere duro, l'importante è che rientri qualche giorno e aiutare una mano, perché ormai l'età si è avanzata e allora si diventa anche un po' stanchi, però è talmente una cosa bella che attira la gente, attira i giovani a andare a pescare, è uno sport sano che anche i genitori dovrebbero insegnare ai ragazzi, così almeno ci danno anche una mano. Ma voi cercate con alcune iniziative nell'ambito di questa sagra di avvicinare i ragazzi alla pesca? Sì. Quali sono queste iniziative? Sì. Allora, le nostre iniziative vengono fatte al laghetto di Visino, che praticamente facciamo delle garette per tutti i ragazzi. Ma siamo contenti perché anche quest'anno sono riuscite benissimo con tanti ragazzi che sono venuti a pescare. Ragazzi, genitori, con la domenica che si fa con la pesca lì è una gran festa. E noi siamo contenti più dei ragazzi. Ecco, una festa, una sagra di questo tipo può essere anche occasione, sicuramente è occasione, per fare anche un bilancio del patrimonio ittico, dei fiumi, dei torrenti, del lago che è sotto qui alla Valbrona, insomma. Qual è questo patrimonio, qual è questo bilancio? E adesso praticamente noi dobbiamo calcolare che nei fiumi di trote ce ne sono pochissime. Perché ce ne sono pochissime, che l'acqua, secondo me l'acqua è abbastanza bella, però ci sono in giro quegli aironi lì che è una distruzione. Quindi noi le trote per fare le garette dobbiamo acquistarle, dobbiamo prenderle, metterle nel laghetto e poi pescarle. Perché del nostro proprio, nei nostri fiumi, ce ne sono poche. Ci abbiamo un lago qui vicino, per fortuna che il lago abbiamo ancora dentro della ittica bella, agoni, lavarelli, alborelle, ne abbiamo ancora di cose, ma nei fiumi comincia a scarseggiare. Ecco, quindi questo airone cenerino, volatile tanto decantato per un volo possente, signorile, armonioso, è un danno per il patrimonio ittico? Sicuramente il 100%, il 100% l'airone cenerino, tra l'altro sono furbi, stanno lì anche delle ore sui sassi, nei fiumi, a aspettare che arrivi via la preda. Per me la distruzione più grossa sono proprio questi uccelli. Mi dispiace per gli uccelli, ma i pesci se le mangiano. Solo per dirvi che io stasera sono qua unicamente perché mi lega un grande rapporto di amicizia con Bruno. Con tanti vicini. E poi anche con tanti vicini di Valbrona, Sergio Vicini, e con il sindaco Luigi Ver e tutta l'amministrazione comunale. Sono qua per quello, siamo qui a far festa e quindi io credo che dobbiamo stasera dare la parola, anzi la musica, ai nostri magnifici Sulutumana che ci rallegreranno sicuramente e ci daranno modo di vedere e di sentire cose bellissime anche con i bambini come hanno fatto finora. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Bruno per l'invito che mi hai fatto, grazie mille. Grazie. Senti come batte il mio cuore, ride e canta, fa capriole, ubriaco di felicità. E stanotte voglio vedere stelle che si tuffano in mare, i tuoi occhi accendersi. Oh,
ogni sorriso, con gli occhi spalancati sull'orizzonte blu, io lo va a cercare perché non lo trova più. Naufragarla è meglio che patire il suo dolore. Presidente Vicini, una domanda che sicuramente interessa qualche telespettatore che sta seguendo questa intervista. Come si fa a diventare pescatori? A diventare pescatori ci vuole poco. Praticamente, se nella nostra zona qualcuno vuole avvicinarsi alla società, alla nostra società dei pescatori, che è 30 anni che esiste, anche venendo anche il genitore o portando anche il ragazzo con un semplice tesserino, diventa un pescatore. Poi si sa, ci vuole un po' di tempo, non è che da un minuto all'altro uno diventa un pescatore professionale, ma se ha un po' di passione e la costanza, e tra l'altro, come dicevo prima, uno sport sanissimo, bello, di compagnia, perché noi siamo tutti una squadra di amici, quindi possono avvicinarsi, che noi accettiamo tutti quelli che arrivano. C'è un tetto di età per i giovanissimi, cioè non si può scendere sotto i 6, gli 8 anni, 10? Allora, noi le gare, chiamiamo le gare, che facciamo con i ragazzi, sono dai 6 ai 13 anni, perché ai 13 anni compiuti uno può fare la licenza di pesca, quindi anche nelle nostre garette la licenza di pesca non serve, quindi dai 6 ai 13 anni facciamo quelle garette lì, dai 13 anni in avanti uno pesca come vuole. Ecco, ancora una domanda, questa sagra della trota che, ripeto, raggiunge l'edizione numero 29 qui a Maisano di Valbrona, presenta anche complementare a tutta questa attività ittica che prima abbiamo ricordato, una buona cucina, che è fatta solo di pesce, di lago, di fiume, o si allarga ad altre specialità? No, praticamente proprio altre. Noi abbiamo tutti i pesci del lago di Como, quindi tutta la ittica l'abbiamo. Poi si sa che nelle sagre qualcuno chiede la salamella e dobbiamo dargli anche la salamella, non solo il pesce. Qualcuno chiede la bruschetta col salmone, che quest'anno abbiamo inserito un tipo, chiamiamolo antipasto, una bruschetta con del salmone e poi c'è tutte le qualità di pesce, di lago. Viola da vento, viola che Dio la manda, viola da un via sotto un char da luna, viola da me, sulla la mia sfortuna, viola da vita, questa viola pelanda. Viola da vento, viola che Dio la manda, viola da un via sotto un char da luna, viola da me, sulla la mia sfortuna, viola che me va in via la dieta. Il sindaco di Valbrona, Luigi Venera, questa 29esima edizione della Sagra della Trota, che ormai è un appuntamento abituale, tradizionale, fisso delle tante manifestazioni dell'estate valbronese per turisti villeggianti ma anche per residenti. Quindi Sagra della Trota edizione 29, un bilancio largamente positivo dalla prima edizione a quella attuale.
Sicuramente la Sagra della Trota, oltretutto come dicevo lei, è la 29esima edizione ed è, diciamo, una cosa che ormai è assodata. Io però inizierei, secondo me, almeno a mio avviso, dal calendario delle manifestazioni di quest'anno, perché le feste che praticamente già realizzate con questo calendario, anche grazie al bel tempo e all'organizzazione, la buona organizzazione, sono andate molto bene e questo è molto importante. E la Sagra della Trota, come si diceva, abbiamo iniziato ieri sera con una buona partecipazione di pubblico veramente, veramente notevole. Iniziata con un concerto, diciamo, molto, molto interessante, è stato molto sentito da tutti i cittadini, dai presenti molto, e dagli appassionati, e poi è proseguito anche con la tradizionale pesca in vasca per i ragazzi, che anche questa è molto attiva. Bene, quindi concludiamo dicendo che questa Valbrona, la Valle dei Boschi e delle Sorgenti, arriva sino all'Ario, al ramo delle Chiese dell'Ario, e arriva addirittura adesso con una spiaggia in più, ripulita, ambientalmente recuperata, e che forse in futuro sarà anche attrezzata. Anche questa in futuro si spera, comunque sicuramente una spiaggia libera, vedremo se qualcuno ci finanzierà praticamente quanto serve per l'attrezzatura. E appunto mi spero proprio che, io ho già visto delle diverse spiagge in Liguria collegate in un certo modo, e ripeto, sarebbe molto interessante avere un collegamento fra la spiaggia di Liscione e la seconda spiaggia. Miro Pina era sindaco di Valbrona quando è stata organizzata la prima edizione della Sagra della Trota, che oggi raggiunge l'edizione numero 29. Quindi una sagra partita piano piano, quasi in silenzio, tra un gruppo di amici, pescatori e non, ma accomunati da una passione nel tempo libero per la pesca, il paesaggio, l'ambiente, le acque e via dicendo, ma che però nel tempo si è consolidata e rimane un appuntamento tra i più importanti dell'estate valbronese. Cosa ricorda di quella prima edizione? Beh, diciamo che la prima edizione è partita non 29 anni fa, ma 30 anni fa, perché un anno è stato saltato in quanto c'è stato, o per organizzazione o
che era cambiato l'amministrazione comunale, fatto sta che un anno è saltato, quindi 30 anni fa. Prima è partito un po' in sordina si è fatta qua a Ausigo, capoluogo, poi si è tentato di farla anche nella frazione di Visino. Cioè, però è una zona un po' diversa, attira meno persone, quindi dopo si è andato a concentrarla sempre qua al capoluogo, Ausigo Maisano, che è il capoluogo di Valbrona, che è, fra l'altro, un inciso. Valbrona sono 4 frazioni, però fa comune unico, che è stato unito nel 29, una roba del genere. Grande unificazione dei comuni del 28-29. Posso chiedere se l'ex sindaco era allora un pescatore o magari lo è oggi? Non ho mai avuto la passione per la pesca, perché probabilmente ero impegnato in altre cose e pensavo di quello lì, sta lì 2 ore con la canna, tira su, tira giù, si vede che proprio niente da fare. E sono diventato così anch'io. Quando vado in compagnia, vado solamente in compagnia e sto lì un paio d'ore con sto canna, tira, bocca, non la bocca. A volte mi viene... Quindi allora non era un pescatore, oggi lo è diventato? Sì, sono diventato per, diciamo così, passatempo e per compagnia più che altro, che quando si va in compagnia si fanno anche delle cose che uno magari non ha mai pensato di farle. Ed è un passatempo che consiglia a tanti pensionati, a tante persone di una certa età, ma penso soprattutto ai giovani. C'è un appello perché i giovani, i giovanissimi si avvicinano alla pesca. Certo. E se prima di tutto pescare vuol dire essere all'aperto, essere con la natura. Non significa andare a pescare i pesci, perché so che probabilmente se uno va in pescheria a prendere i pesci le costa meno che prendere l'attrezzatura per andare a pescarle. È proprio quello, per stare a contatto con la natura, stare con gli amici e fare delle cose che piacevoli. Bene. Auguri di continuare a pescare e auguri che continui questa sagra della trota, edizione numero 29, e vada oltre. Io la ringrazio e mi auguro che il suo gioco di parole, che il suo augurio venga rispettato e si possa fare tante belle cose a Valbrona.
Don Marco Colombo è in Valbrona e dal 1969, quindi sono trascorsi 44 anni. È cambiato praticamente il mondo in questo quasi mezzo secolo. Tutto, è cambiato tutto, dalla vita quotidiana a quella anche religiosa, cioè nel senso che mentre una volta la chiesa era piena, zeppa, oggi purtroppo si fa fatica a trovare almeno una percentuale minima. Oggi siamo, secondo me, sul 25%, anche meno, soprattutto anche perché abbiamo un'invasione di persone che non si esprimono, forse nel senso religioso sì, ma come identità di cattolico, cristiano o meno, la maggior parte sono musulmani, che sono, io non posso dire niente perché ci salutiamo, parliamo, anche le signore mi salutano, però non c'è l'amalgama. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere 6 ragazzi all'oratorio estivo, i quali stavano anche nel momento in cui c'era questa mezz'ora di informazione, diciamo religiosa, ma non tanto proprio per conquistarle e farle diventare cristiani, ma proprio per condividere l'assemblea, il rapporto con gli altri ragazzi. Certamente il cambiamento è forte, soprattutto perché sono venute a mancare anche le industrie, cioè mentre c'era un grande lavoro sulla forbice, sui vari oggetti meccanici, oggi purtroppo tutto questo non c'è più, quindi c'è la difficoltà della mancanza di lavoro, le famiglie fanno fatica, soprattutto dove sono 2 o 3 ragazzi e lavora soltanto il papà, è dura la vita, no? Noi cerchiamo, non solo come Caritas, ma anche come, diciamo, persona, io personalmente, dare un aiuto, ma non siamo la banca, insomma, quei fondi che ci sono si esauriscono 4-4-8, che si deve pensare di pagare la luce, il gasolio, cioè, o il gas, come si fa? È impossibile. Quindi c'è un grosso problema per quello che riguarda il lavoro. Come formazione noi abbiamo questa distinzione, cioè la comunità di Valbrona ha questo scopo, cioè su la Valbrona, diciamo così, è tutta la Valbrona, ma Santa Apollinare Materno dovrebbe essere il centro educativo religioso, catechismo, riunioni, incontri, mentre invece la parte di Visino solo la parte dei giochi, lo sport, ecco perché abbiamo la pallavolo, abbiamo il campo a 11, il campetto piccolo per i più piccoli, abbiamo i giochi, quindi lì è proprio la parte ludica, mentre su resterà la parte, diciamo, formativa. Difficoltà sono tante, però speriamo che il Padre Eterno ci dia la forza di continuare e soprattutto di avere anche la collaborazione e l'aiuto di tanti giovani, anche di persone un pochino adulte, soprattutto quelle di una certa età, perché quei giovani sui 20 anni fanno fatica a partecipare, cioè non abbiamo più il ricambio. Chi ci aiuta è ancora persona anziana, come ad esempio anche nella festa di San Michele, Santi Michele Arcangelo, in cui abbiamo la riunione di tutto il decanato della terza età, si va sottolineando, diciamo, diminuiscono tutti gli anni e ci troviamo, mentre la chiesa all'inizio era piena, oramai è mezza vuota e i giovani non corrispondono in questo aiuto di sostegno, cioè nel senso dare una mano per certi lavori, magari anche nell'aiuto a chi ha bisogno di essere guidati nella giornata, magari un po' di compagnia, persone anziane. Cioè sono diverse persone che arrivano da fuori per fare questo compito quando potrebbero fare anche i nostri, no? Però è anche dare un motivo di lavoro a questi extracomunitari, che anche loro arrivano dalla miseria, e quindi è cambiato tutto.
Don Marco, siamo in periodo estivo, però la chiesa non chiude per ferie o per vacanze, anzi si apre ai turisti, ai villeggianti, a coloro che risiedono in Valbrona per le vacanze. Durante l'estate quali sono le feste più importanti, più tradizionali che il calendario religioso fissa in Valbrona? Ma noi come Visino abbiamo appunto, come dicevo prima, San Michele a settembre, mentre abbiamo la festa dell'Assunta che è molto sentita, molto partecipata, c'è anche una processione diciamo molto silenziosa che mi fa piacere perché è seguita proprio con fede. Poi dopo abbiamo su invece Santa Polina Materno, che abbiamo San Rocco, poi c'è la Dolorata nel mese di settembre, poi ci sono diciamo le varie attività con degli spettacoli, dei concerti, sia il coro appunto qui di Valbrona, come anche la banda che interviene in varie circostanze, però si limita a queste feste. Oggi purtroppo diciamo che la presenza dei villeggianti è molto diminuita. Io vedo a Visino, sono quelle due o tre famiglie che hanno la casa e poi basta, non c'è più nessuno, quindi non c'è come nel 69-70 quando sono arrivato, con una presenza davvero numerosa di milanesi, persone che venivano dalla Brianza. Adesso si limita a quelle due o tre famiglie che appunto avendo la casa arrivano sabato e domenica. Adesso qualcuno è qui, ma sono veramente pochi, possiamo contare sulla mano destra o sinistra, che più di tanto non c'è. Ecco, Don Marco, diciamo qualcosa su questa processione che lei ha fatto riferimento, della solennità dell'Assunta, che è la solennità del 15 agosto, quindi in pieno Ferragosto c'è questa processione che posso pensare sia pomeridiano o serale della Madonna Assunta a Visino, una processione antica che però è radicata ancora nel cuore della gente. Sì, dobbiamo dire che innanzitutto ci sono tre giorni di preparazione in cui ci troviamo con la recita del Santo Rosario e poi a volte ci sono state anche delle persone, diciamo qualche vescovo, ci arrangiamo con quello che è il normale in modo da coinvolgere anche la gente, che penso è la parte migliore che non il coro, cioè se la gente canta è una bella cosa. E allora Don Marco Colombo, vogliamo concludere questa intervista ricordando quando è, a che ora la processione così antica, così tradizionale della Madonna Assunta a Visino di Valbrona il 15 agosto. Allora iniziamo con la recita di compieta alle 20:30, terminata la compieta inizia la processione per un percorso non troppo lungo, cioè si parte dalla chiesa, si fa il giro sopra Visino e si ritorna alla chiesa, cioè il tutto neanche un'oretta, poi con un pensiero in cui si ben ricorda la Madonna Assunta in cielo, ma anche per ringraziare coloro che hanno collaborato a ornare le strade con i vari drappi, le autorità, tutti coloro che, e soprattutto anche la banda che accompagna questo momento di preghiera e di riflessione, perché si prendono brani sia diciamo così, del concilio, come anche certamente quest'anno sanno anche le nuove espressioni del Papa Francesco, il quale ci lascia tutti con la bocca aperta, e come anche abbiamo visto in questo momento della GM dei ragazzi in Brasile a Rio. Ecco, quindi cerchiamo di partecipare a onorare la Madonna, perché sappiamo che è colei che ci sostiene essere fedeli al Figlio suo Gesù, perché vuole davvero essere coerenti con la nostra fede. Oggi si fa fatica a essere coerenti perché ci sono tante realtà che ci distraggono, che ci allontanano invece di quelle realtà che sono fondamentali anche riguardo la famiglia, riguardo l'educazione dei figli e riguardo anche il momento in cui si diventa vecchi, che non vanno abbandonati i nostri vecchi, ma dobbiamo seguirli fino a quando ci lasciano per la vita eterna. Vi ringrazio e auguro così buone vacanze, buon Ferragosto a tutti quanti. I hear your heart beat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone.
Signori, non c'è parole, sono stati bravissimi, fategli un bel applauso ancora, grazie, bravissimi. Voglio fare due ringraziamenti. Allora, prima di tutto un ringraziamento a tutti voi presenti, grazie di cuore che siete venuti a trovarci, all'amministrazione comunale, al signor sindaco Werner Luigi,
all'onorevole Fermi, consigliere regionale che è venuto a trovarci, al Don Marco, alle due nuove donne che sono venute a far parte della società pescatori, Irma Locatelli e Manuela Favaro, alla Lara e alla Sandra dei Barcorni. Ringrazio tutto lo staff della società pescatori, in particolare le donne. Ringrazio Tele Malassina, Maurizio e Daniele, gli amici fotografici Stefano e i suoi collaboratori, il nostro amico complesso Golden Fai. Però devo farmi qualche scusa, dovrete scusarci perché qualche disguido tra serate c'è stato di sicuro, ma come si dice il detto, sbaglia anche il prete di messa, quindi abbiamo sbagliato anche noi, cosa volete farci? E poi voglio scusarmi con i collaboratori della vasca di pesca per qualche disguido che c'è stato. A tutti voi un buon proseguimento di serata e grazie di cuore a tutti. E un applauso a Bruno, grande consigliere. E Bruno, per te c'è una dedica. Papà, sei sempre presente in tutto e con tutti, sei una persona speciale. Come te ce ne sono pochi. Ti auguro una vita lunga. Ti ringrazio per quello che hai fatto per tutti questi anni per me. Devi avere un po' di pazienza però in questo periodo difficile. Mi auguro che il mio malessere si allevi un po', perché così la vita può amare. Ti voglio bene, tua figlia Nadia. Ripeto, siamo nell'area ricreativa del comune per la 29esima sagra della trota organizzata dall'associazione pescatori di Valbrona. È una bella serata, c'è molta partecipazione, è una di queste delle manifestazioni che rientra nel calendario manifestazione dell'amministrazione comunale, del comune di Valbrona, di tutte le associazioni. È molto importante ed è molto buona riuscita. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno aderito, che hanno partecipato per la realizzazione di questa bella sagra e specialmente quelli che lavorano anche nelle cucine, perché sono circa una quarantina di volontari che si danno da fare e veramente è un'ottima cosa questa. In Valbrona avere così tanto volontariato, così tanta associazione non fa che portare bene, portare turismo. E colgo l'occasione per dire che a Valbrona abbiamo la montagna, abbiamo la pianura, abbiamo l'aria buona e non solo, abbiamo anche il lago, perché abbiamo appena riqualificato due spiagge nel lago, nel nostro lago giù a Oliveto Lario, località Liscione, di modo che ci stiamo adoperando e stiamo facendo di tutto per portare e rinnovare il turismo in Valbrona. Questa sera poi abbiamo il piacere di avere con noi un saluto da parte di Regione Lombardia e abbiamo qua il consigliere regionale e amico Alessandro Fermi, che era sindaco di Albavilla, adesso purtroppo ha dovuto o fare il sindaco o fare il consigliere regionale. Comunque è un carissimo amico, è un bravo ragazzo, si dà molto da fare e ci aiuta anche noi come amministrazione, il comune di Valbrona, perché l'ha già dimostrato, è da poco che in regione, ma ha già dimostrato che ci sta veramente aiutando. Passo la parola al consigliere regionale Alessandro Fermi. Grazie Luigi, sei veramente troppo gentile, ma devo dire che su una cosa ci hai azzeccato, nel senso che sei un amico e io ti ringrazio di avermi invitato. Sono venuto qualche settimana fa per l'altra bellissima manifestazione sulla caccia, sono tornato questa sera a fare un saluto a lui in primis e al comune di Valbrona e ovviamente anche all'associazione pescatori dilettantistici. Ci vengo perché tra l'altro in Regione Lombardia mi hanno dato l'onere e l'onore di essere il presidente della 8ª commissione, una delle 8 commissioni consigliari, che è proprio quella che ha tra le varie materie, oltre all'agricoltura, i parchi, le foreste, ha proprio la materia della caccia e della pesca. E quindi cosa si deve fare? Bisogna innanzitutto venire e ad ascoltare i cacciatori, li abbiamo sentiti qualche settimana fa proprio qui a Valbrona. Stasera abbiamo incontrato i pescatori perché capire da chi pratica certe attività, quali sono le cose che vanno bene, quali sono le cose che vanno male, è fondamentale per un amministratore pubblico che deve cercare di migliorare e portare il proprio contributo. Stare ovviamente chiusi in una stanza, in un palazzo, senza ascoltare quali sono veramente
le esigenze delle persone credo che sia la cosa più sbagliata. E quale occasione migliore? Quella di venire qui a Valbrona, una bellissima serata, mi fa piacere che ci sia tanta gente, tra l'altro abbiamo mangiato e fai i complimenti ai due volontari Luigi perché sono stati squisiti, due buonissimi lavarelli, ma mi auguro e sono sicuro che anche le trote e le alborelle che c'erano erano altrettante buone. E devo dire che non solo è una manifestazione che ha un forte legame con il territorio, ma una manifestazione anche particolare, perché ce ne sono tante di sagre, ma sagre collegate all'ittico, collegate alla pesca, collegate al pesce, non è così facile trovarle, anche perché i volontari lo sapranno bene, ma stare in cucina a cucinare al punto giusto i pesci è certamente più difficile che fare una salamella. Quindi complimenti al comune, complimenti all'associazione che organizza tutti gli anni questa manifestazione. Cosa dire, la Regione Lombardia sta facendo, credo, il più che può, insomma, per cercare di dare una mano alla cittadinanza lombarda. Ovviamente siamo solo agli inizi, ci sarà tempo per fare dei provvedimenti che mi auguro possano migliorare la vita dei nostri cittadini. Sulle materie della caccia e della pesca abbiamo parlato qualche tempo fa proprio qui a Valbrona della caccia, due parole sulla pesca, proprio di questi giorni è stato un mio provvedimento che ho presentato e fatto votare tra l'altro all'unanimità da tutto il Consiglio regionale, sono ancora abituato a dire comunale da ex sindaco, da tutto il Consiglio regionale all'unanimità ho presentato un documento che prevede sostanzialmente l'impegno, il mandato alla Giunta di abolire in Regione Lombardia la licenza di pesca, perché la burocrazia in Italia è tanta e va piano piano ridotta il più possibile. Fino a oggi in Regione Lombardia per poter pescare si doveva avere una licenza e pagare una tassa di concessione regionale, sia per il residente che per il turismo. È ovvio che se vogliamo incentivare il turismo, anche quello ittico, che non è così poco come uno può immaginare, e soprattutto sburocratizzare un pochino anche i nostri residenti che vogliono andare a pescare, ho chiesto due cose. La prima, che venga eliminata la licenza di pesca, che quindi come nelle regioni Piemonte e Regione Veneto venga mantenuto solamente il pagamento della tassa di concessione regionale. E la seconda cosa che ho chiesto, che è stata approvata, è che i proventi della tassa di concessione regionale vengano devoluti per una buona parte alle associazioni dilettantistiche per il tramite della provincia, per ovviamente la tutela della fauna ittica e ovviamente per il sostegno della pesca dilettantistica. Questo è un provvedimento che alcuni pescatori che ho incontrato nelle settimane scorse mi avevano chiesto e che da anni chiedono, e devo dire che il momento opportuno poteva essere quello dell'approvazione del bilancio regionale. Ho presentato questo documento che è stato votato all'unanimità, per cui a breve arriverà poi il provvedimento definitivo che prevederà finalmente un piccolo grande risultato per i pescatori, che è quello dell'abolizione della licenza di pesca, e non solo per loro ma anche per coloro che verranno sul nostro territorio a praticare il turismo ittico sui laghi di Pusiano, sul lago di Como, che sono due realtà certamente importanti. Io saluto i cittadini Valbrona, saluto Luigi, lo ringrazio ancora dell'invito, ed è un bravissimo sindaco non solo da un punto di vista amministrativo, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma devo dire che anche riuscire a dedicare personalmente, come fa lui, del tempo e dell'impegno per organizzare manifestazioni come queste è quello che uno credo immagina quando pensa a un sindaco, non solo quello che si occupa della cosa pubblica ma anche quello che si mette a disposizione dei propri cittadini, rimboccarsi le maniche come fa lui insieme alla sua famiglia per cercare con i volontari di offrire non solo ai residenti ma anche al turismo della zona un'opportunità come quella di stasera, è qualcosa che merita applauso e che ovviamente merita anche da parte di Regione Lombardia un grosso apprezzamento. Buonasera a tutti e grazie. Down that red line.
streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight, Roxanne. You don't have to sell your body to the night. His hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can Quítate, ponete, sube y te sangre.
spirito sombras, parenti beni namie. Ti chiedo tornare su zambene. È la vita mia. Ti chiedo leare un po'. E tamo senza vita. Ogni cosa tu. E tamo oh. Arcanos libros in domo me. Sento le parole tue. Ti chiedo donare su zambene. È la vita mia. Ti chiedo guidare. Oh. E tamo senza vita mia. Se non è più casa mia, sento le tue melodie. Questo canto per te.